inaugurata la Fiera del Libro a Como, il tradizionale evento di fine estate con la base in piazza Cavour. Alla presenza di un folto parterre di esponenti delle istituzioni e del mondo dell'editoria sono state esposte le caratteristiche della manifestazione. Di fatto i punti di forza sono gli stessi di ogni anno: la vendita di libri con la valorizzazione delle opere a livello locale, il folto calendario di incontri con scrittori e giornalisti e i laboratori per i più piccoli. L'evento si svolge fino all'8 settembre con apertura lunedì dalle 15 alle 22.30, da martedì a giovedì dalle 10 alle 22.30, il venerdì e sabato dalle 10 alle 23.30 e la domenica dalle 10 alle 22.30. Abbiamo fatto veramente la fiera perfetta per quello che erano le nostre aspettative e le nostre possibilità, quindi io sono veramente grato di tutto quello che abbiamo fatto. Io mi permetto di dire che è sicuramente la fiera del libro più bella, non sarà quella con la longevità superiore considerata la bellezza della piazza nella quale ci troviamo e dove registro il maggiore entusiasmo. Quello che mi capita spesso di vedere nell'ambito dell'amministrazione pubblica è che ci sono alcune cose che devi fare, altre che è un piacere fare. Siamo alla 72esima edizione della Fiera del Libro, che è una cosa straordinaria in un mondo che va in una certa direzione, ma noi dobbiamo completamente, totalmente, con orgoglio, con coraggio, con determinazione, così come fate, sostenere la vita degli editori, sostenere la vita degli scrittori, sostenere la vita del libro, sostenere con la cultura del libro. Perché l'anno prossimo, come sfida, non ci diamo, con il supporto del Ministero per le Disabilità del Governo, la possibilità di avere una giornata dedicata agli scrittori che si occupano di disabilità? Sono tantissimi, sono persone con disabilità, caregiver, mondo delle associazioni. Ecco, mi piacerebbe tantissimo essere partner in una sfida come questa, che secondo me valorizza davvero molto, lo dico naturalmente anche agli organizzatori che sono bravissimi e costanti nel tempo a portare questa realtà sul nostro territorio, ma nel nostro territorio c'è anche questa ricchezza